Allora, il prossimo gruppo ospite su questo palcoscenico arriva da un paese con un nome molto strano. Si chiama Colle di Fuori. Allora, in provincia di Roma, nel loro primo inedito ci fanno ascoltare la storia del mondo. Sono con noi i Figli delle Stelle. Torno al passato, alle storie che il mondo ha già raccontato, popoli antichi, di sognatori, di terre perdute ai confini dell'umanità. Grandi scoperte, l'uomo che cambia, guarda lontano, la scienza che avanza. Macchine tracciano rotte nel cielo, la luna è ormai conquistata, chi ci fermerà? È la storia del mondo, raccontata dal tempo, vissuta da uomini e donne, tra sogni e realtà. È la storia del mondo, raccontata dal tempo, come un fiume che scorre non si fermerà. Guardo il presente, negozi affollati, pieni di gente, abbiamo computer, parliamo con loro, ci danno consigli, ma dove si arriverà? Grandi scoperte, l'uomo che cambia, guarda lontano, la scienza che avanza. Macchine tracciano rotte nel cielo, la luna è ormai conquistata, chi ci fermerà? È la storia del mondo, raccontata dal tempo, vissuta da uomini e donne, tra sogni e realtà. È la storia del mondo, raccontata dal tempo, come un fiume che scorre non si fermerà. Beh, io sono curioso. Oh, scusa. Niente, come si chiamano gli abitanti di Colle di Fuori? Collefuoristi. Colleforari. Colleforari. Ma che meraviglia. Grazie ragazzi. Grazie Roberto. Grazie. Beh, stasera sono in vena di fare domande sciocche, ma è la curiosità.